Ciao a tutti, sono Don Babbo. È passata la settimana santa e la Pasqua, in cui comprensibilmente mi sono occupato di altro. Torniamo a telefonare in giro ai personaggi e agli amici di tutta la valle per sentire come va questa quarantena. Oggi ho sentito Luisa. Pronto? Pronto, ciao. Buonasera, ciao, ciao Luisa, come stai? Ciao. Bene, tu? Bene, sì, sì, un po' solino, soletto. Non è vero, sono con gli altri preti, ma la casa è grande, vuota. senti un po', sto telefonando un po' in giro in valle per sentire come va tra le famiglie, tra le persone che vivono questo tempo, tutti della stessa esperienza e tutti distanti. E allora volevo chiederti, prima di tutto, a chi ascolta, chi sei, di cosa ti occupi normalmente, così se ti presenti un momento. Sì, io sono Luisa, abito a Gaiola, sono maestra nella scuola dell'infanzia di Piano Quinto e quindi è da un po' di tempo che sono a casa e sono qua che... e come vivi questa situazione? Cosa stai facendo? Direi che la cosa più nuova è che mi sto sicuramente riappropriando dei miei figli, sì, perché sì, penso di non aver mai passato tutto questo tempo 24 ore su 24 con loro, nemmeno quando erano piccoli. Certo. Però devo dire che appunto sono simpatici, tengono sul morale. Cioè, lo immagino, li conosco anche, perché tu ne hai ben tre. Io ne ho tre. Cosa ti combinano? Ma sì, le due più grandi sono simpatiche perché l'altra sera sono scese dalla camera tutte agghindate col vestitino, capelli pettinati finalmente. Ciao, ciao, noi andiamo. E dove andate? Noi andiamo a fare l'aperitivo da Luca, papà. E quindi abbiamo fatto l'aperitivo tutti in ghingheri. Che bello. Però sì, devo dire che ogni tanto devo cercarmi un angolo di solitudine, di solito sì, in veranda, al freddo, per stare tranquilla. Voilà. Però tengono sul morale. E poi, vabbè, a differenza di altri, dicevo, nemmeno certo, in questa occasione mi sono scoperta chef. Ah. Peccato per la mia famiglia. Niente non da ce fare. La facciamo. Io volevo prenderti come cuoca in campeggio e vabbè. No, Don Bab, abbi pazienza, ma proprio non ce la posso fare. Ho Se capito. Vuoi vengo e leggo. Va bene. Quello so farlo bene. Leggi le ricette a chi cucinerà, ho capito. Però sai, Don, che è una cosa nuova anche, che sto facendo pace con la tecnologia, sì, perché comunque grazie a lei riesco a tenere contatti con le persone in giro, a cui voglio bene, i miei amici, i miei colleghi, i bimbi di scuola addirittura, quindi che bello, dai, vabbè, che sto bello, addirittura pensando di installare WhatsApp. No, non so se ci credi. Attenzione. Senti un po', ti faccio una domanda strana, che cosa stiamo vivendo secondo te? Cioè, che cosa ci sta accadendo? Beh, sicuramente dobbiamo guardare il mondo dalla finestra, sì, in questi giorni, e quindi la finestra inquadra un po' meglio le cose vicine, e, anche se si vede l'orizzonte laggiù in fondo, dietro le montagne, dobbiamo cominciare da quelle vicine, ecco. Sì. Cioè, secondo me questa esperienza ci ha un po' obbligati a essere come i presbiti, ecco, ad allontanare le cose per vederle meglio. Okay. E quindi sicuramente usciremo di casa con il ritrovato piacere di vedere gli altri. Ecco, sì, la cosa sì, che sì, più sì, manca. Di incontrarci sul serio. Perché, di sai, incontrarci. Ragionavo insieme qua ai miei fratelli in casa, no? Quante volte ci incontriamo, ma in realtà siamo solo nello stesso posto tutti contemporaneamente. E invece quante volte dovremmo proprio benedire il cielo per l'incontro della persona, per quello che significa lui, la sua presenza davanti a noi, no? E la sua ricchezza. Hai ragione, Don. È proprio così. bene. Cosa ci porteremo dietro a questa esperienza? Cosa stiamo imparando? Oltre a quello che hai detto. Sì, capire e a ridare il giusto valore alle cose. Certo, certo.
E poi, proprio pensando anche ai figli, probabilmente anche una conoscenza più approfondita tra generazioni, forse. Sì, Sì. anche, in qualsiasi, sì, perché beh, sicuramente anche, non so, il fatto di noi non poter andare a trovare mia nonna Certo. o comunque i miei nipoti, ecco, quindi prima di tutto la famiglia, i figli sicuramente, che adesso ci godiamo proprio in tutti i loro aspetti, e però sicuramente anche gli altri componenti della famiglia, Certo. che sono un bel cuscinetto, ecco, di Certo. protezione. Bene. Avete ha già pensato la prima cosa che farete quando ci daranno il via? Io prendo la macchina e E parto, faccio guido. Ho già nella anche in mente la canzone che metterò quando sarò in radio. macchina. Che bello. Dici che canzone Ma tu magari sai sicuramente qual è. Quella di O figlia dei Lumiers, è? Ah, Lumineers. sì, Lumineers, ok. Ah, mi dà un senso di libertà che. Che bello, allora ti ringrazio, guarda, facciamo Grazie così, che visto a che monterò questo podcast, verso la fine metterò un pezzettino di quella canzone. te. Ok, grazie per la Ciao, chiamata, ciao Don. Luisa, grazie mille, Ciao, a te, ciao, ciao, a ciao. presto, un bacio.